Tra l'altro mi devo ricordare dove effettivamente ci eravamo salutati. Ah sì, dopo che avevamo sconfitto i banditi, se non mi ricordo male, quelli della miniera. Ecco, il mio personaggio già è andato via da solo. Benissimo, cominciamo molto bene con questo drift che è incredibile. Sì, ok, che avevo fatto la squadra con i nuovi personaggi che avevo preso la volta scorsa. Ok. Quindi sistemiamo un attimo sto cazzo di pod di merda. Ok. Oh, Eccoti, o grande capitano. Noa desu. Mi chiamo Noah. Shōtai Oh, chōdai, grande Kun. capitano, ho una Sude nuova ni missione Gaon per da te. sou Ne ho da. già parlato con Gar. Kimi no kokyō. Vieni dal villaggio di Shimura to Kishiri, iu sou desu. giusto? Beh, hanno segnalato problemi con dei Senjitsu no banditi, Old proprio Felden come de no hanashi to tori. ad Altverden. Kore no chōsa Vorrei che wo andasse a oni. indagare. Quindi nel mio villaggio. Oya? Bene, bene, Saikin bene. nin ooi Ma desu guarda un po' chi è na. sommerso di Uchi no lavoro. Noa-kun no jitsuyoku Ammettilo, ga pensi gakkai che Noah ni sia ikkai. pieno di talento. Kōkyō nara michi Penso mo che yoku sia quello che shitteiru de conosce shou meglio ka? quelle strade. Ma, sonna wake Ecco da. tutto. Omae mo Ho kin nin immaginato che non ti daroura. saresti lasciato sfuggire Sonnamotta questa iru no mo ka? occasione. Ti starei domandando come se la cavano i tuoi amici a casa, no? Noa-sama no Quindi kokyō stiamo desu andando ka? alla città natale di Noah? Kin ni Oh, narimasu sarà uno ne. spasso. Dai, è Sou da bellissimo. na. In effetti Sasuga non ni vedo Rin Lin no da kamae secoli. da. E lei sicuramente la reclutiamo. Kokyō no mura to wa Non ie, pensarlo come un kiyo periodo mi di kanai congedo. ga. Abbiamo ricevuto molti rapporti Doro no preoccupanti. saikin. Perciò dovrei rimanere allerta. Teikoku kara no Senza shisha no contare la kyoryu questione mo dell'emissario arimasu. imperiale. Dell'emissario imperiale? Dewa, Ora party decidi chi no verrà member. con te. Ok, ma io la squadra l'ho già fatta praticamente. Quindi sì, ho loro. Gar me lo tengo come riserva perché ovviamente deve essere obbligato. Gli altri invece li teniamo così. Yoshi, sarei Fantastico, già in andiamo. coca! Una volta che Nova ci avrà detto la direzione, Kishiri è a nord-ovest da qui, nel lato nascosto delle montagne. C'è un passaggio a ovest di Altverden. Una frana bloccava la strada, ma dovrebbero averla liberata. Ok, quindi è la zona dove sono stato l'altra volta. E allora muoviamoci. Ok, quindi è la zona dove c'è la foresta. Ok, allora fatemi vedere un attimo però. Ecco, vediamo un secondo come è disposta la squadra. Allora, lì hanno Nova Gigina davanti. Ok, perfetto, vabbè, la squadra l'avevo già sistemata. Ok, questa è sicuramente l'occasione dove incontreremo la nostra Nanami, in teoria, perché è la sorella del protagonista, proprio identico, proprio come lo svolgimento di Shuikoden 2. Va bene, allora usciamo. Ah, dialogo ovviamente. Bene, andiamo a mettere in imbarazzo Nuova con i suoi compaesani. La nostra destinazione è a nord-ovest da qui, attraverso le montagne a ovest di Altverden. Ok, questo lo sappiamo benissimo. Chissà se quando arriveremo Nuova verrà accolto con un Kishirivede. Oddio, sono troppo simpatico. Kishirivede. No, vabbè. Ah, lui è l'emissario imperiale. Cosa sta insinuando esattamente, generale Chapel? A essere onesti, contessa Groom, l'impero galdeano è convinto che i disordini vicino al nostro confine siano opera sua. Volete addossare la colpa su di me? Deve essere stato il duca Aldric a convincervi di ciò. Ho saputo dei banditi quando l'avete saputo voi. Il duca è profondamente preoccupato per questi attacchi e non tollererà nessuna minaccia nei confronti dell'impero. Mi risparmi questa farsa. A cosa mira? Le rovine runiche? Ho un altro punto d'appoggio come uno sfaria per facilitare la sua invasione alla Lega. Un'accusa folle. Dei testimoni possono confermare di aver visto membri della guardia di Eastwise all'interno dei nostri confini. Se lei rifiuta di esiliarli... non si legge un cazzo. Porterete le vostre truppe nelle nostre terre? Siete voi che state cercando un pretesto per invaderci, pur tentando di indolorare la pillola. Si tratta di trovare quei banditi, niente di più. Una volta trovati, ritireremo le nostre truppe, alla mia parola. Ma davvero? Che gentilezza.
Anche il truffatore più grossolano riuscirebbe a elaborare una bugia più convincente. Beh. Ok, quindi praticamente noi dobbiamo andare esattamente là sopra. Però, come il mio buon istinto mi insegna, prima dobbiamo fare un bel giro nelle altre città. È l'unica cosa che lo caratterizza fondamentalmente. Mentre invece Octopath Traveler è molto più pixelloso anche in altri dettagli. Visto che... Ah, ok, va bene. Sì, sì, ma infatti te l'ho pubblicato appositamente perché sapevo che l'avevi richiesto. E siccome l'avevo finito ormai di scrivere il video, avevo finito, diciamo, di montarlo e tutto, l'ho pubblicato subito sapendo che ti interessava. Un bel Final Fantasy con sta grafica sarebbe figo. Quindi il tuo villaggio è dall'altra parte di queste montagne? Già. E visto che i soldati non ci sono più, devono aver liberato la strada dai trititi della frana. Wow, che bello. Che tra l'altro è un gattino. Se voi notate praticamente la faccia di Gigina, è un gatto dentro il costume praticamente giapponese. Ha la faccia proprio un gatto. È un gatto, è letteralmente un gatto. Allora, qui possiamo... vabbè, sì, il pad che ha deciso di fare quello che vuole. Allora, sì, salvo qui che già abbiamo esplorato tutta la mappa. Cioè, siamo quasi a 10 ore comunque, e ancora siamo all'inizio. Ragazzi, per chi è cresciuto con questi giochi così, veramente giocare nel 2024 ad un titolo simile è quasi un sogno che si realizza. Altra runa del vento. Chissà se posso mettere poi le... è decollata. Madonna, qua c'è un livello... Cioè, hanno praticamente il livello di difficoltà si è impennato. Cioè, i mostri qua picchiano adesso, di nuovo. 10 di cibo. Ah, ma queste sono le trappole. Sono le trappole di cui parlavano i banditi che hanno rapinato le trappole, mi sa. Chi dice, i banditi hanno... Nel senso, io ne ho 31, devo farne 32 quest'anno. E anche io comunque sono cresciuto con una grafica PlayStation 1 praticamente. Sono letteralmente cresciuto con grafica PlayStation 1. Però devo ammettere che questa unione così, con questi sfondi così belli dettagliati, fatti in questa maniera, a me fanno impazzire. Infatti la tecnologia, più che solo la grafica, è anche tutta la tecnologia moderna. Perché noi parliamo comunque di grafica, ok? È la grafica, diciamo, che in questo momento voi la vedete, bella dettagliata, comunque sia, vedete le foglie che si muovono, i dettagli delle rocce, il muschio, il licheno nella roccia, lo sprite 2D che ti riporta indietro nel tempo, ma noi dobbiamo pensare anche al progresso che è dal punto di vista proprio di gameplay, cioè la possibilità comunque di poter personalizzare il gruppo, la possibilità di poter fare i gambit tramite le tattiche, cioè veramente ci sono un sacco di unioni che hanno portato a questo livello. Ed è un livello incredibile comunque per me, specialmente se pensiamo al fatto che stiamo parlando comunque di un indie, eh? È vero che dietro abbiamo le persone che hanno lavorato a Shuikoden, ma è comunque un indie. Cioè, questo gioco è stato realizzato con... Io su Steam ai tempi ho comprato la collection di Final Fantasy, che c'era l'offerta, dove praticamente c'erano tutti i Final Fantasy numerati, tranne quelli online, ovviamente. E quindi ce li ho su Steam praticamente tutti. E se la riesco a trovare, perché a differenza dei JRPG classici, ovviamente adesso sono più fruibili. Perché giustamente il giocatore vuole un qualcosa di un po' più dinamico. Il gioco a turni, diciamo che era quasi una scusa ai tempi, anche per non stressare troppo l'hardware. Perché comunque creare un gioco dove si combatteva dove si combatteva praticamente in tempo reale appesantiva parecchio la console.
Mentre in Final Fantasy in realtà a me è piaciuto anche parecchio. L'idea di poter catturare i mostri, cioè i nemici, non i mostri, ma l'idea di poter catturare i nemici. Minchia, non c'è più spazio nelle mie risorse. Cacchio. Minchia, sono pieno di pietre. Sì, scartiamo questo. E il fatto di poter catturare, comunque di poter prendere i vari nemici per poi impilarli, fare praticamente la torre per, non ci disperiamo su questo, ecco, mettiamola così. Quindi va bene. Ah, la versione massima, sì. Quella con le summon aggiuntive. Con le vocazioni quelle aggiuntive. Refugi. Niente, io sto pad vi drifta. Proprio mi dà un fastidio che non avete idea. Ma tu dici che dovevi smontarlo, sì. Però poi non lo faccio mai, perché mi rompo i coglioni a un certo punto. Che mi devo mettere lì in una giornata sana. C'è boss fight. Allora vediamo. Allora stato. Ecco qua. Runa del pugno con massima rotazione. Un pugno massima rotazione. Usi tutto il potere su uno. Danni da minori a pesanti di pugno. Costo 3 SP. Ah, quindi ha sbloccato proprio una runa sua. Tu invece runa della potenza. Perché vabbè, questa te l'ho data io. Ops, ho sbagliato. Tu ancora bloccato. Tu furia calma. Tu hai... Ah, ecco, vedi, tu hai sbloccato lo slot libero. Ok. Tu hai sbloccato lo slot libero, questo è ottimo. Tu sei ancora bloccata e tu va bene, ok. Adesso che abbiamo oltrepassato le montagne, basterà fare ancora un po' di strada verso ovest per raggiungere Kishiri. Siamo qui per liberarci dai banditi, ma dovremmo comunque fare un salto al villaggio di Nowa prima. Non è lontano, possiamo farcela, gente. Bello che abbiano messo anche gli altri personaggi che interagiscono. Oh! Ah, ma è un personaggio. Wow, non ero sicuro di chi stessimo pedinando, ma ora sono lieto di averlo fatto. Da che fighi i banditi, però. Oh, nuova mappa. E queste case non posso interagire? No, peccato. Quello è il villaggio. Invece di qua cosa c'è? Un altro lago dove pescare. Qui sicuramente mi daranno allora la canna da pesca, forse, vedi? Perché questo posto fa raffiorare dei ricordi. Prima pescavo qui con Lin fino al tramonto. Anch'io sono una brava con la canna da pesca. Certo, perché ti mangi i pesci. No! Che però runa per Gigina, ma... Che runa è stata sbloccata? Runa del ruggito di fuoco. Ruggito del leone. Scagli il potere del leone su un nemico. Danni fuoco a costo 3 SP. Ah, va bene, ok, quindi è una tecnica. Va bene. È bello che alcuni personaggi abbiano una tecnica già predefinita. Eccolo qua, villaggio di Kishiri. Che sarebbe la Ryube del nostro protagonista, no? Come Shuikoden 2. Quindi questa è la tua casetta, eh? Sì, Lin rimarrà sorpresa.
Continui a parlare di questa Lin. È la tua fidanzatina? Smack smack. È scema allora. L'ha detto 200 volte che è sua sorella. Cioè, l'ha detto 57 volte. Vorresti saperlo, eh? Vorresti saperlo, eh? Oh, intrigante. Quindi si tratta di una relazione sordida di cui non vuoi che il tuo capo Lian venga a conoscenza. E va bene, capo. È la mia sorellina, non te ne avevo già parlato? Ovviamente no. Beh, magari le dirò che sono io la tua ragazza. Oh. Oh oh. Non provarci. Guarda la tua faccia. Non se l'aspettava. No. Comunque, è passato davvero troppo tempo. Spero che stiano tutti bene. Il giorno in cui ho lasciato il villaggio per unirmi alla guardia, gli abitanti hanno dato una grande festa per augurarmi buona fortuna. Sembra un villaggio accogliente. Lo è. Adesso andiamo, così potrò presentarvi a Lin. Sono curioso di vederla, sua sorella. Quindi questo è il tuo villaggio. Allora, intanto io vado subito nella locanda, perché così mi riposo e recupero gli MP che... Ecco, così intanto recuperiamo gli MP, che li abbiamo persi tutti. Ma non ho pagato nulla, non mi ha fatto pagare. Ma possibilmente perché si ricorda di me, dice, tu sei di casa. Allora, questa non è casa sua, però ci entriamo, magari svaligiamo qualcosa. Oh no, wow, volevo prepararti il tuo solito panino, ma ho finito gli ingredienti. Mi dispiace, caro, torna presto. Ok, quindi si ricordano ancora di me. Oh! Sei proprio tu, Noah? Ehi, gente, Noah è tornato. Minchia, il messia. Che bello rivederti. Com'è la guardia? Devi essere il loro astro nascente, un vero combattente, come tuo padre. Sarà bello poi vedere anche la storia dei genitori. Magari si scopre che lui, come Ryu di Shuikoden 2, è praticamente imparentato con un vecchio eroe di guerra, no? Dove c'era Ryu in Shuikoden 2, che era praticamente il nipote di Genkaku, che era il paladino della città-stato. Non proprio, mi sto ancora mettendo alla prova. Ah, ma guarda come ti adorano. Proprio lui, Noah, è stato scritto come il classico protagonista dal cuore d'oro. Proprio quello, proprio il buono, buono, buono. Che però, a differenza della vita vera, non lo prende nel culo. Perché solo nei videogiochi il buono non lo prende nel culo. Ma questo, piccola digressione personale. Va bene, qui non c'è nulla. Ecco, andiamo a vedere la sorellina, dai, andiamo. Andiamo a vedere la sorellina. Sorellina, eccoci qui. È questa casa tua? Che bella casa. Oh? È Barbara questa. Noah, sei tornato. Come stai? Ero preoccupato da morire. Ciao, zia Marta, sto bene. Ma frena l'entusiasmo, sono qui solo per un incarico. Beh, mi accontenterò. Oh, sono felice di vederti, ti trovo benissimo. È un personaggio, tra l'altro. Grazie, zia. Oh, attenzione. Piacere di conoscerla, signora. Si potrebbe dire che io per Noah sia... Oh, qual è la parola adatta? Diciamo solo che occupo un posto speciale nella sua vita. Può chiamarmi Lian. Oh, oh. Cosa? Oh merda, è finita. Oh, ma certo. Quando un ometto abbandona il proprio nido può succedere. Ma perché non me l'hai detto prima, Noah? No, non è così. Lian è solo un po' stramba. E allora perché sei rosso come un peperone, eh? Oh, non vedo l'ora di raccontare al resto del villaggio che rubacuori sei diventato. Madonna, è partita a 200.
Minchia. Wow. Grazie mille. Adesso ci vorranno secoli per chiarire questo malinteso. Andiamo da Lin. Che occupa un posto speciale nel suo cuore. Lin, sono tornato. Ah, oh oh, non c'è. Non c'è? Beh, non è da lei starsene seduta in casa, ma... Oh oh. Ah, questa dovrebbe essere la sua stanza, in teoria. Sì. Oh, questa è la tua stanza? Con i pesi, il sacco, le armi appese. È così ovvio? Devo dire che la tua stanza è abbastanza pulita e ordinata. E beh, non c'è stato a casa, è ovvio. Non c'è stato giustamente a casa, quindi è normale che sia. Non c'è niente da raccogliere qua, vero? No. Oddio, sembra la scena in cui praticamente devo andare fuori e incontrare Nanami mentre sta pregando. Quindi Lin non è a casa. Ah, lì c'è un forziere. Riguardo mia sorella, spero che le rune non stiano di nuovo sorridendo alla ragazza più fortunata del mondo. Oh. Chi sei? Che cosa vuoi? Cosa sta succedendo? Ah, i banditi mi sa che sono arrivati, eh. Allora, forziere. Copione di cappuccetto rosso. Copione di cappuccetto rosso. Musica che cambia. Cos'è appena successo? Che succede? Andiamo. Ah, i banditi, eccoli. E tu chi sei? Siete della guardia? Qualcosa mi dice che sei già la risposta. Comunque, che intenzioni hai? Mi fa venire i brividi. Hurstwine. Ah, tra l'altro il nome lo sappiamo? E come facciamo a conoscere il nome? Prima era con i punti interrogativi. Che dire, sono un libro aperto per voi. Date fuoco a tutto. Oddio. Ma cosa... È Glenn. È vero, il tizio incappucciato è Glenn. No, fermi. Fermarmi? Oh, non posso proprio farlo. Secondo me sono in combutta con l'impero loro. Boss fight. Quindi avevo ragione allora, che ci sarebbe stata la boss fight. Allora, prima eliminiamo... Eliminiamo i minion. Allora, tu quanti MP hai? 91. Allora, vento lacerante. 5 SP. Minchia. 5 SP vuole. Con lo sfondo, sì. Con lo sfondo tutto in fiamme. Gli hanno tolto un casino. Ok, fuori uno. Sokone. Ok, allora. Combo eroi. Poi tu. Qui facciamo questo. Tu fai questo. Tu fai questo. E tu fai questo. Attacca due volte addirittura lui. Gliel'ha addormentato.
Ah, non ha curato un granché comunque. Pensavo curasse molto di più. Anche quello si è addormentato. Va bene, facciamo così. Pugno massimo rotazione. Però minchia, lui attacca due volte ora. Qui rischiamo che... Qui rischiamo che lui ci sciotti qualcuno. Ok. Calla. Bello. Ah, ok. Non era boss fight completa. Accidenti, sono degli ossi duri. Ce ne sono altri in arrivo. Dobbiamo ritirarci, Noah. E lasciare che radono al suolo il mio villaggio? No. E poi potrebbero aver rapito Lin. Lin? Oh no, mi direi che Lin è il capo dei banditi. So cosa provi, ma non potremo aiutarla da morti. Ma... va bene. Avete bloccato un'uscita del villaggio? Sì, signore. Bene. Mi perdoni, maestro Hurstwine, ma pensa davvero che questo sia il miglior villaggio da attaccare? Se dovessero scoprire la verità... Ecco, vedi? Secondo me questi sono tipo banditi, però soldati dall'impero, in modo tale da creare poi lo sconforto e permettere la guerra. Ci basta che si diffonda la voce di un attacco vicino al confine. Ecco, vedi? Per quando avranno finito di discutere sull'accaduto, avremo portato a termine il nostro compito. E poi... Sì? Se è necessario dar fuoco a un villaggio, è meglio che sia uno che fraternizza con quei mezzo sangue con la coda, no? Mezzo sangue con la coda? Perché? Perché qualcuno dovrebbe fare una cosa simile? Ciao, Liam. Non lo so, amico mio, ma questi non sono certamente banditi comuni. E se non ci ritiriamo ora, diventeremo cibo per i vermi. Mi dispiace, papà. Mi dispiace, Lin. Spero che tu stia bene. Quindi noi non possiamo andare da... Giustamente là mi dicono... Oh, oddio, posso fare la cosa di poter combattere... C'è la modalità di poter combattere praticamente all'infinito, mi sa qua, con i soldati che spuntano. Che potrebbe anche essere un buon modo per expare in realtà. Quanto danno di esperienza? 720. Danno un casino di esperienza. Non serve a niente, non riusciremo mai a superarli. Ah no, ok, si può fare una volta sola. Peccato, mica se si poteva fare più volte era spettacolo. Ehi, mostri. Eccoli. Ah, però vedi, mi inseguono loro, meglio. Locksho!
Madonna, danno un botto d'esperienza. Che Francesca mi ha pure superato di livello. Anche Mellor. Affanculo. Ah, dove è finita la tua sicurezza ora? Oh oh. Oh, ma stiamo scherzando? E io li affronto. Sareste dovuti scappare finché ne avevate la possibilità. E invece no. Madonna mia. Che a 20 mi ha tolto. Vabbè, fortunatamente li posso gestire easy. E tanto danno anche una buonissima esperienza. Questi mi hanno dato 400 addirittura. È ora di una ritirata strategica. Vediamo se arrivano altri. Sì, buono. La pagherete tutti. Tutto qui? Prendeteli! No, 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 bella la host della battaglia questa. L'è stordito. Mancato. Buono. Perché sono così accaniti? Ecco, vedi, loro poi si rimettono là indietro. Oddio. Ma non ho... Oddio, non ho le pozioni... Non ho le pozioni per gli MP. Cacchio, ma le ho finite o me le sono dimenticate? No, credo che me le sia dimenticate in realtà. O forse le ho depositate per sbaglio. Molto più probabile che le abbia depositate per sbaglio. Vabbè. Ah no, aspetta, andiamo a combattere quegli stronzi. Ciao Rubru. Muori, bestia rognosa. Cosa hai detto? Minchia. Non fate incazzare Gar che quello vi disintegra. Io credo di poterlo regalare comunque, forse 15 giorni di Game Pass, solo che non credo che 15 giorni siano sufficienti. Sì, sì, difficile ovviamente. Non ho messo le altre restrizioni, però sì, difficoltà difficile. Buono, questa è un'ottima zona per formare esperienza. Questi banditi danno un botto di exp. E allora, magia. Ho gocce curative. Ecco, curati un pochettino. Dice, va bene, sto sprecando un po' di MP, però va bene. Scusa, ma dentro le case non posso entrare, vero? No. Magari per salvare la gente, non lo so. Lasciateci in pace.
Il leone di pietra non può perdere. Non lasciate che scappino. E gli spacco il culo. Madonna mia. Ha fatto volare. Comunque levano un bel po', eh. Cioè, con ogni botta levano 20-30 HP. Sono tanto. E prendi quasi un terzo. È quasi un terzo di vita ogni botta. Che considerate che io ho tipo 100 HP più o meno con i personaggi, 120, quello che è, quindi è quasi un terzo ogni botta. Niente di tutto questo ha senso. Ecco, altri nemici che ora noi affronteremo pure. Ah no, niente, qua non me li fa affrontare più. Vabbè, rip. Siamo quasi fuori dal villaggio. Pensate che siano sopravvissuti tutti? Non lo so, ma dobbiamo sbrigarci. Scappiamo. Non andrei da quella parte se fossi in voi. Ah, certo, perché gli hanno fatto il trappolozzo. Oddio, è un po' come l'inizio del 2. Minchia, è arrivato il nostro amico. Ah no, ma lui è dell'impero. L'entrata del villaggio è una trappola. Attraversate la foresta. Credibile, detto da un uomo che indossa i colori imperiali. Per il momento non vi serve sapere il mio nome e perché io sia qui. Seguitemi e in fretta. Non lo so se possiamo fidarci di lui, ma faremmo meglio a decidere in fretta cosa fare. Non siete ansiosi di rivedere quella chiacchierona di Marta? Oh. Andiamo. Minchia, li ha convinti col nome di Marta. Tipo Batman e Superman. Che gli fa tipo salva Marta. Oh, grazie al cielo, sei sano e salvo. Per fortuna sei salvo, Noah. State tutti bene? E dov'è Lin? Se non è qui, tornerò indietro. Calmati, Noah. Lin starà benone. E allora perché non l'ho ancora vista? Perché ha lasciato il villaggio una settimana fa. E oserei dire che era di ottimo umore. Ha parlato di una grande avventura con il suo nuovo migliore amico della foresta, credo. Ovviamente ho provato a fermarla, ma sai com'è fatta. Una grande avventura? Mi prendi in giro? Beh, almeno è al sicuro. Ne lo siamo anche noi, grazie a quel gentiluomo e a quel giovane dei capelli biondi. Ah, è tornato Sain. Potete chiamarmi Valentine. E benché apprezzi i complimenti, non ho fatto altro che reagire alla situazione in corso. Ah, ecco il tenente. Eccolo, Sain, come si chiama? Eccolo. Ho fatto una rapida perlustrazione dell'area, nessuno ci ha seguiti. Sain? Sei proprio tu? Sain, anzi, si chiama. Non posso... Noah? Cosa ci fai tu qui? Un momento, conoscete il tenente? Eh sì che lo conosciamo. Sarà il nostro Joey. Quindi quello era il tuo villaggio? Ah, che cosa terribile. Stai dicendo che ti hanno mandato a investigare sui banditi proprio come noi? Esatto. Con il permesso della contessa Groom, ovviamente. Solo dopo essere arrivati abbiamo iniziato a dubitare su cosa stessimo realmente investigando. Beh, adesso che abbiamo trovato i cattivi, uniamoci e diamogli una bella lezione. Si saranno sicuramente già ritirati. E poi niente di tutto questo ha senso. Cosa intendi dire? Le voci dicono che i razziatori stanno prendendo di mira i villaggi imperiali. Un momento, le vostre terre quindi? Magari stanno attaccando sia la Lega che l'impero? Voglio dire, non sembrano troppo svegli. E invece è al contrario.
No, perché se dovessimo credere alle voci, i razziatori farebbero parte della guardia di Eltiswise. Ah, proprio, direttamente. Cosa? La nostra guardia? Ma è ridicolo, come osi? Ehi, calma. Sto solo riportando la voce, non dicendo che è vera. Ma so riconoscere un inganno quando me lo trovo davanti. C'è chiaramente qualcosa di strano. E perché vuoi trascinare anche noi in questa storia? Perché continui a incolparmi? Effettivamente, Mischino non ha tutta questa colpa, lui. Beh, faremo meglio a tornare ad Eltiswise e informare i pezzi grossi. Anche noi faremo rapporto. Ci sono molti fatti ancora da collegare. Ciao, Sharpino. Fa attenzione là fuori, no wa. Resta in salute e ricordati di far bollire sempre l'acqua prima di berla. Lo faccio sempre, zia. Tu terrai d'occhio Lin per me? Ci penso io a tua sorella. Quando tornerà a casa la legherò così stretta che non potrà mai più andarsene. Nel frattempo abbiamo un villaggio da ricostruire. È improbabile che i razziatori facciano ritorno, ma vi consiglio comunque di aspettare prima di tornare al villaggio. Il padre di nuovo non ci perdonerebbe mai se abbandonassimo la nostra casa. Grazie a tutti voi. Allora, andiamo? Buon viaggio, Sain, e... Oh, anche a te, suppongo. Altrettanto, signorina. Va bene, andiamo. Cioè, loro da un lato potrebbero essere tipo... Cioè, da un lato mi ricordano tanto Miklotov e Camus, no? Che praticamente erano i due, diciamo, cavalieri gentiluomini. Però dall'altro lato, lui facendo parte dell'impero ed essendo... molto probabilmente il mio rivale in, diciamo, nel gioco è praticamente lo Joey di turno. È stato bello rivederti, Sein. Noah. Ciao, Nova. Anziché Noah, Nova. Cosa c'è? Non posso fare a meno di pensare che la prossima volta che ci incontreremo... Esatto, saremo nemici. Sarà sul campo di battaglia. Tu hai il tuo sentiero da seguire, Sein. Sai cosa vuoi nella vita. Fai ciò che devi, ovunque dovesse portarti. Sì, ma... E io continuerò a immischiarmi in faccende che non mi riguardano, come ho promesso. Perché quel vale, non penso che questo ci farà necessariamente scontrare. Arrivederci, Sein. Spero che avrai qualche storia interessante da raccontarci la prossima volta che ci vedremo. Lui già lo sa cosa sta succedendo, perché è abbastanza palese. Quindi quello è Noah? Mi ha fatto piacere incontrarlo, dopo averne sentito parlare così tanto da te. Qualcosa mi dice che è proprio il tipo di amico di cui hai bisogno. Un amico... Speriamo che questa brutta sensazione non si concretizzi. E invece...